penso che, per quanto riguarda l'altra osservazione fatta nella quarta e ultima domanda, allora io non voglio fare una critica della razionalità. In effetti ho già fatto una critica, sì, ma del razionalismo. Intendo cioè di qualcosa che sicuramente, sì, ci riporta in termini filosofici a un'ipostasi, ovvero, beh, questo tra l'altro è uno dei tanti parametri umani. La mia nozione, questo simbolo, insomma, cioè di ragione sensibile, e beh, in un certo aspetto è anche una valorizzazione della ragione. È un essere complementare, una complementazione della ragione. Questo viene fatto tramite i sensi, grazie ai sensi, grazie al sensibile. E quindi è proprio grazie a questo, vedete, c'è un'espressione greca in filosofia che veramente ritengo importante. Koine aistesis, ovvero il senso comune e tutti i sensi. Quindi è questo fare scattare, questo mobilitare tutti quanti i sensi, ivi compreso la ragione, ivi compreso, ripeto, la ragione. E questo che secondo me fa parte di quello che prima ho chiamato interezza piuttosto che completezza. Per quanto riguarda la terza invece domanda, osservazione, allora potremmo parlarne veramente per molto tempo. Quello che posso dire, e lo dico in modo un po' eufemico, diciamo che, ecco, non sono certo che la coppia abbia un lungo futuro davanti. Coppia moderna, certo. Quando in effetti si sposavano due persone giovani, tempo fa, magari all'inizio del XIX secolo, pensate che l'aspettativa di vita comune era di 10 o 15 anni. Attualmente invece, quando si sposa una coppia, davanti hanno come minimo una cinquantina di anni di aspettativa, speranza di vita comune. Possiamo quindi immaginare, insomma, che si esprima un po' di stanchezza. E quindi di nuovo, improvvisamente, ci sono diverse vite dentro una stessa vita. È la famiglia incerta, il familiarismo, sono le famiglie ricomposte, ricostituite. È un qualcosa che, vedete, fa sì che l'intensità dell'amore non può essere vissuto sulla lunga durata, insomma, con qualche bella e felice eccezione che comunque conosciamo tutti, certo. Però, ripeto, da un punto di vista sociologico, c'è, come dire, un'altra economia sessuale che è in gioco attualmente. E dal canto mio l'ho definita sincerità successiva. Quindi intensità, certo, in un certo momento, nel presente, ma che non riesce a passare nel futuro. Però meriterebbe veramente di parlarne a lungo questo argomento.